Siglato stamani tra i 7 comuni del comprensorio ionico-etneo il rinnovo della convenzione per la gestione consorziata degli uffici del giudice di pace di Giarre. Presenti i sindaci di Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Milo, Sant'Alfe, naturalmente Giarre e l'assessore Paola Emanuele per il comune di Riposto. L'obiettivo è allargare la gestione anche ai comuni di Piedimonte, Etneo, Linguaglossa e Castiglione di Sicilia. Il giudice di pace acquisirà da qui a pochi mesi ulteriori competenze, diventando quelle che le persone un po' più grandi ricorderanno erano le vecchie preture, quindi sia in campo civile che penale le competenze vanno ad aumentare e quindi si può dare un servizio a favore dei cittadini e ai loro rappresentanti, i loro professionisti, gli avvocati che operano nel campo appunto giudiziario, per poter fruire di un servizio di prossimità che rivestirà sempre maggiore importanza. In realtà il giudice di pace è un presidio di legalità, è un presidio di giustizia. Giarre con i locali del Tribunale ovviamente offre un servizio confortevole in ambienti adeguati e consoni al ruolo che si deve svolgere. Pertanto gli altri comuni quali appunto Piedimonte, Etneo, Linguaglossa e Castiglione, i cui cittadini, i cui avvocati nel momento in cui devono proporre delle azioni in questo momento devono andare a Catania a svolgerlo, potrebbero avvantaggiarsi dell'idea di poter venire su Giarre e espletare questa attività. La convenzione tra l'altro prevede che i sindaci che abbiamo all'epoca attivato nel 2014 la convenzione, che oggi noi andremo a rinnovare per i prossimi 3 anni, possono la conferenza dei sindaci a maggioranza accettare. Chiaramente è un percorso un po' diverso perché questi sindaci dovrebbero chiedere l'autorizzazione al Ministero, poi si dovranno dare delle comunicazioni ai coordinatori dei giudici di pace presso il Tribunale e a quel punto con l'accettazione da parte della conferenza dei sindaci che già si sono costituiti nel giudice di pace si potrebbe ammettere. Dopo il trasloco nell'ex Tribunale di Corso Europa che ha dato spazi adeguati ed un servizio quindi migliore, serve personale competente, questo la appello lanciato anche dal giudice di pace Massimo Lo Giudice. Attualmente abbiamo 2 giudici che operano, sappiamo che da qui a qualche mese potrebbero aumentare, c'è un servizio di assistenza giudiziaria che oggi comunque con qualche fatica perché l'organico non è ottimale sta svolgendo il proprio compito, anche su questo ovviamente noi andremo a provvedere da qui alle prossime settimane.